Allora, siamo diventati il male da battere, il peggiore nemico. In altre case politiche, oggi si sono fatte scelte consolidando quello che succederà l'anno prossimo alle regionali, sottoscrivendo oggi nomi di candidati a deputato regionale, a presidente della regione. Il nemico da battere siamo noi, che ci siamo dati la mano e abbiamo detto: proviamo a fare il possibile facendo un patto amministrativo per la città e portare San Cataldo un po' più avanti da dove l'abbiamo trovata. Allora, se 6 mesi fa funzionava Claudio Vassallo nella sua doppia veste di tecnico e di politico, per quello che ci riguarda funziona anche oggi, ed è per questo che cedo la parola a Claudio Vassallo. Buonasera e grazie. Grazie per essere qui. Grazie perché così ci date la possibilità di spiegare quella che è la nostra idea e il percorso che intendiamo portare avanti alla luce della situazione che vive San Cataldo. L'idea è il patto, ne ha già parlato chi mi ha preceduto, l'idea è quella del patto amministrativo, l'idea è quella di un patto che abbia come oggetto la possibilità di dare risposte e di creare e di scrivere assieme una storia diversa per questo paese. È un patto. Qualcuno magari è rimasto stupito perché ci sono componenti diverse. Qualcuno forse sarà anche rimasto scandalizzato da questa cosa. Io no. Anche perché i patti si scrivono tra chi è diversi, no? Perché altrimenti non ci sarebbe di bisogno. Nascono così le coalizioni e non siamo nemmeno l'unica coalizione. Abbiamo fatto un patto chiaro, un patto legato alla città che ha delle sue ragioni ben precise. Queste ragioni sono alcune evidenti e vengono fuori da quegli atti amministrativi che abbiamo subito tutti, lo scioglimento e il dissesto. Momenti difficili, drammatici per questa città, che ci collocano oggi in una situazione così complicata come forse non c'è mai stata e che rendevano indispensabile, a nostro modo di vedere, un patto ampio. Ma diciamo che accanto a questi motivi, che sono quelli visibili, ce n'è forse un altro che è meno visibile, ma non per questo meno importante. Noi abbiamo deciso che guerre politiche in questo paese non se ne devono consumare più. Noi non ci staremo più. Questo momento è stato l'occasione giusta per riflettere su un principio che da oggi in poi è la nostra stella polare. Sugli interessi di San Cataldo non si può scherzare. Le visioni possono essere diverse, tanti argomenti ci possono dividere, ma guerre intestine basta, perché io credo che oggi arriviamo qui anche per questo. E noi il patto, del quale diciamo non ci stupiamo, non ci diciamo vergogniamo, anzi direi che siamo profondamente orgogliosi, lo abbiamo pensato e proposto alla città e devo dire che abbiamo ottenuto dei sì, e c'è gente che ha aderito con convinzione. E io ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto, io ringrazio Nuova Impronta, ringrazio le Tre Colombe, ringrazio la Lega che hanno deciso che con riferimento a San Cataldo le priorità vanno davanti a tutte cose, e ringrazio anche Fratelli d'Italia per questo, perché il nostro è un patto amministrativo, è un patto che riguarda la città, che è stata profondamente ferita nell'anima e nel corpo col dissesto e nell'anima con lo scioglimento. E onestamente vi dirò una cosa, si è parlato dei cittadini che sono stati giustamente colpiti, ma il mio pensiero va anche a chi all'interno dell'ente
ha lavorato e continua a lavorare nel rispetto della legalità. Perché se noi l'abbiamo subita in maniera forte, io credo che anche loro ne hanno avuto un colpo gravissimo. Bisogna andare avanti. Dobbiamo mettere necessariamente mani ad una situazione che è complicata. Il dissesto innanzitutto. Dissesto che non si conclude con le elezioni, purtroppo. Dissesto nel quale siamo immersi e rimarremo immersi fino al 31/12 del 2020. E a questo punto credo che sia necessario fare una precisazione con riferimento a un post che è apparso, che potrebbe anche essere, diciamo, travisato. E noi usciremo dal dissesto e quindi usciremo dalla normativa sul dissesto solo al compimento di quel quinquennio che riguardava i bilanci necessari per ripianare il disavanzo di amministrazione che ammontava a 5 milioni di euro. Nel corso di questo percorso di risanamento sono emersi alcuni tesoretti di cui oggi la Commissione parla. Parliamo di una novantina di migliaia di euro, per l'esattezza 98.000 euro da poter utilizzare per opere pubbliche, 98.000 euro. E parliamo di un centinaio, 150, forse 200, perché sarà ultimato chiaramente a obiettivi raggiunti, di somme da poter destinare per le manutenzioni straordinarie. Ma fuori da questo siamo nel dissesto. C'è una bella notizia: a quanto pare non attingiamo più alle anticipazioni di tesoreria, che ci hanno fatto male. Le anticipazioni di tesoreria sono dovute al fatto che mancano i soldini e che spingono e rendono necessario il ricorso al credito, a un credito che non finanzia opere, per il quale non resta nulla. Ci sono costati nel periodo 2015-2018, solo in questi anni, 660.000 euro, centinaia e centinaia di migliaia di euro che avrebbero dovuto trovare una collocazione migliore. Noi dobbiamo uscire dal dissesto e per uscire dal dissesto dobbiamo fare ragionamenti seri. Dobbiamo uscire dal dissesto con la consapevolezza che molti comuni sono usciti e dopo un anno, dopo due anni vi sono rientrati, e noi questa cosa qui non ce la possiamo permettere. Altri 5 anni di normativa pesante che deriva dalla situazione di dissesto, questo paese non se la può consentire. Altri 5 anni di tassazione al massimo e di servizi al minimo, di forti limiti alle assunzioni, non saremmo in grado di superarle. E allora dobbiamo essere seri, dobbiamo essere anche consapevoli che se lo scioglimento per infiltrazioni mafiose con le votazioni ce lo porteremo alle spalle, dobbiamo prendere la distanza più grande possibile a quell'evento. La legalità, che è un obbligo, no? E per il quale ogni amministrazione ha il dovere di prestare un'attenzione alta, oggi è un imperativo. E allora serve un metodo che sia funzionale, serve un metodo che possa garantire di stare lontani da certi pericoli. E il metodo è intanto la serietà, anche nella comunicazione, e la trasparenza massima. E vi dirò che, al di là del fatto che la trasparenza è un obbligo, oggi un imperativo per la situazione che stiamo attraversando, credo che sia qualcosa da ricercare, perché in una situazione così complicata rappresenta l'unica difesa di una amministrazione che si troverà a dover dire dei no, perché bisogna essere seri
è rappresentare laddove le cose non si possono fare le giuste ragioni per cui non si possono fare, e impegnarsi invece per tutto ciò che è possibile fare senza sprecare più nemmeno una occasione. Quindi trasparenza massima. Io dico che il comune deve diventare una casa di vetro, quello che accade dentro deve essere conosciuto fuori. Vetri puliti, direi, sotto questo punto di vista. E anzi, mi scuso per una piccola divagazione. Vetri puliti mi fa pensare a un gruppo, una persona che si è molto impegnata per fare una ricerca sui, anche storica, sui miei commenti, sui post, e li ha riproposti. Io sento il dovere di ringraziarli. Io sento il dovere di ringraziarli perché hanno in maniera precisa rappresentata chi ero e chi sono, e con questo rappresentano l'autenticità del nostro patto amministrativo, in quanto è un patto amministrativo del quale io sono profondamente orgoglioso e per il quale ringrazio nuovamente tutte quelle compagini che hanno deciso di supportarlo. Questo è un compito complicato, e potremmo già limitarci a questi aspetti, perché già c'è molto da lavorare, no? Il che implica che ci saranno alcune cose che si potranno fare nell'immediato, altre per le quali si dovrà cominciare a lavorare. Però non possiamo sprecare l'occasione e limitarci a questo. Non può essere e non deve essere un'amministrazione che guarda solo agli aspetti tecnici. Il programma deve avere un'anima, e quest'anima è rappresentata dalla idea di San Cataldo nel futuro. Come la vogliamo? Come immaginiamo la San Cataldo del 2030, del 2040? Perché dobbiamo arrivarci necessariamente pronti. Non possiamo arrivare in ritardo. Ed è chiaro che un impegno così gravoso non può che essere assunto in maniera complessiva, con un metodo che è quello del confronto massimo. Noi ci confronteremo con tutti coloro che avranno voglia di confrontarsi per trovare le soluzioni migliori per questo paese, perché questa è l'unica cosa che realmente ci interessa, con la consapevolezza che difficoltà e problemi ce ne sono una marea. Se noi pensiamo a un problema, il primo che ci viene in mente, a San Cataldo ce lo abbiamo, e dovremo creare i presupposti per un cammino lungo che possa cambiare San Cataldo nel suo interno. Ecco perché abbiamo parlato spesso e continuiamo a parlare, perché ci crediamo, di un salto culturale. È un salto culturale perché se vogliamo che San Cataldo cambia, devono cambiare innanzitutto i nostri paradigmi mentali, dobbiamo innanzitutto pensare noi in maniera diversa, a cominciare dal fatto che nessuno, non esistono superiorità morali, ma che c'è un obbligo di confronto. Ci si deve confrontare, e torno a ripetere, deve diventare sacrosanto, e per noi lo è già diventato, che sugli interessi principali del paese non si deve scherzare. Quelli non possono essere utilizzati per ragionamenti che fuoriescono rispetto agli interessi della nostra comunità. E immaginare la San Cataldo del futuro non si può che fare partendo dai bisogni più stringenti, e quindi ritengo da quello che è il mondo del sociale. Sono sempre stato convinto, ho sempre detto, che la civiltà di una comunità
si misura sul grado di attenzione che ha nei confronti di chi si trova in difficoltà. Ed è chiaro che pertanto, sotto questo punto di vista, l'attenzione di un'amministrazione deve essere massima. Oggi ci sono problemi legati a difficoltà economiche, casi di non autosufficienza, persone che hanno bisogno di un costante aiuto, ci sono le disabilità. Non possiamo e non dobbiamo girarci indietro, non possiamo e non dobbiamo girarci dall'altra parte, però con una consapevolezza, che solo la massima condivisione con chi opera all'interno ci può consentire di individuare le strade. Noi dobbiamo creare dei momenti di incontro e di confronto costante. Penso ad una consulta della disabilità, ma delle difficoltà in genere, perché l'esperienza maturata da chi lì dentro, no, in quel mondo ci ha messo le mani e continua a metterci le mani, un'amministrazione ha il dovere di metterla a frutto con attenzione, con umiltà, con la condivisione delle informazioni e con la capacità di programmare e progettare assieme. C'è di bisogno di attenzionare bimbi, ragazzi, anziani, da non sottovalutare il problema legato alle ragazze madri, alla violenza nei confronti della donna e alle dipendenze varie ed eventuali. Dico varie ed eventuali perché non dobbiamo pensare solo alle dipendenze legate alle sostanze stupefacenti, ma oggi abbiamo dei problemi, la nostra società ha dei problemi con le dipendenze legate all'alcol, agli aspetti tecnologici. Quanti bambini, invece che vivere il mondo reale, vivono un mondo completamente virtuale? E lì è chiaro che il confronto con le scuole non può che essere la via maestra. Dobbiamo essere umili e mettere a disposizione quello che avremo e che all'inizio sarà scarso, ma a disposizione della comunità in maniera tale che si costituisca un sistema in grado di approntare le soluzioni. Degli aspetti economici che sono indispensabili, no? Perché non possiamo continuare a perdere ragazzi che non trovano la ragione di scommettere il loro futuro in questa terra. Non possiamo nemmeno pretendere che facciano il sacrificio. Abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché questa terra ritorni a essere una terra sulla quale si può scommettere. E lì io penso che dobbiamo riuscire a mettere assieme e a sistema le risorse che abbiamo e la capacità di andare avanti e di essere più veloci dei tempi. Penso alla tecnologia, penso all'ambiente pure. Tecnologia, ambiente ed economia, dobbiamo riuscire a far sì che siano entità non in contrasto, ma siano entità all'interno delle quali si creino sinergie. Penso innanzitutto, no, alla necessità di efficientare energeticamente il nostro paese, la nostra città, e lì c'è la possibilità di fare delle convenzioni con le società, mettendo a disposizione tutti gli spazi utili, sia pubblici ma anche privati, di coloro che vorranno partecipare, no? Perché c'è anche la possibilità poi di ripartire e abbattere anche per i privati quella che è la bolletta energetica, e noi queste occasioni non le dobbiamo perdere e dobbiamo sfruttare la tecnologia anche di internet. Si è già parlato dei laboratori di imprese, si è già parlato degli incubatori, dei co-working, cioè di quei luoghi
nei quali possono collaborare più soggetti. Abbiamo, la pandemia ci ha insegnato che c'è la possibilità di lavorare tramite internet. Dobbiamo arrivare prima sotto questo punto di vista e dobbiamo mettere a sistema le bellezze del territorio. Si è parlato del parco Achille Carosi, si è parlato per il quale si potrebbe vedere di coinvolgere, e il mio ringraziamento va a quelle associazioni che in questi anni con difficoltà hanno cercato di valorizzarlo per quello che era possibile. Noi dobbiamo rilanciare, e dobbiamo rilanciare anche pensando di coinvolgere la regione. Si potrebbe lì fare un parco delle essenze siciliane, quelle che vanno man mano sparendo, no? E potremmo e dovremmo pensare, e credo che sia opportuno attivare quella che è l'iter burocratico per pensare anche a un polmone verde nella parte nord del paese. Il parco Giorgi Bello potrebbe essere una cosa importante. Abbiamo la necessità di valorizzare al massimo Vassallacci, lì c'è la nostra storia più antica, i reperti che vengono che si trovano lì, poi ce li troviamo sparsi nei musei di tutta la Sicilia e non solo. E perché non farlo noi? Magari però rendendo il luogo accessibile, lo potremmo mettere a sistema con il turismo. E Gabbara che va osservata sotto due punti di vista: un bosco che con apposite convenzioni col Dipartimento Forestale deve essere valorizzato, e che grida che vengano rilanciate alcune attività come il Camp Fest, ma perché non pensare a un Gabbara Trail, no? E quanti podisti ci vanno? C'è la possibilità, e dobbiamo non sprecare più le risorse che abbiamo sul territorio, ma abbiamo grandi possibilità legate all'agricoltura e ai prodotti tipici che dobbiamo vedere di rilanciare, e dobbiamo utilizzare e fare sistema con la cultura. Abbiamo delle tradizioni importanti, e Gabbara, a proposito di tradizione e storia, nasconde, no, all'interno delle miniere una storia più recente rispetto a quella di Vassallacci, chiaramente, ma importante, e per la quale credo che debba essere continuata l'azione che è già stata intrapresa. Se riusciamo a mettere a sistema tutto ciò, se rendiamo facilmente raggiungibile Gabbara per tutti quelli che già la vivono e che ci vanno a correre, per esempio, e se queste bellezze, e se la tradizione più importante, che è quella della Settimana Santa, e se tutto questo qua riusciamo a metterlo a sistema ragionando anche coi comuni limitrofi, possiamo e dobbiamo riuscire a trovare il sistema per fare inserire la nostra città nell'ambito di percorsi turistici più ampi. Le possibilità ci sono tante altre cose da dire, e il tempo alle volte non consente, insomma, di poter affrontare tutto, perché questa San Cataldo ce la dobbiamo ricostruire, dobbiamo veramente scrivere una nuova storia, e il nostro impegno è il nostro sogno, è il nostro patto, di cui, torno a ripetere, sono profondamente orgoglioso, e per il quale ringrazio tutti coloro che lo hanno sposato a questa finalità. San Cataldo può essere diversa rispetto al nostro recente passato. Non dobbiamo più ricadere nel dissesto cagionato dalla mancanza di soldini, e questo è un dato che bisogna dire, perché bisogna avere le cose chiare, e poi mi taccio. I soldi mancano perché dal 2014 c'è stato un incremento dei mancati incassi, delle somme accertate, 15 milioni di euro. 15 milioni di euro dall'1 gennaio del 2014 al 31-12 del 2017, in 4 anni sono 3 milioni e 750 mila euro all'anno, super giù. E questo ha comportato tagliare servizi,
tagliare anche la mensa. Non si c'era mai arrivato. Dobbiamo essere anni luce da queste cose qui. Non sopporto quando si dice dobbiamo controllare la spesa, dobbiamo renderla efficiente, perché dietro questi confronti, controlli della spesa si sono tagliati i servizi ai cittadini. Noi dobbiamo controllare le entrate, perché i cittadini meritano i servizi, perché il fatto che oggi si paghi tanto per non avere quasi nulla, legata alla normativa del dissesto, non deve accadere più. Questo è il nostro progetto e questo è quello sul quale, le cose sulle quali ci impegneremo allo stremo. Grazie.